Busse, oggi vi faccio vedere un modello da campo che secondo me sono fra i migliori in assoluto, forse proprio i migliori in assoluto. E in questo caso la Busse vende soltanto i coltelli, quindi i foderi sono sempre a parte. In questo caso abbiamo un fodero in Kydex con un gancio staccabile, che può essere utilizzato sia in cintura da questo lato oppure allungato fino alla coscia e poi magari con un piccolo paracord allacciarlo sotto. Il coltello è un modello Ergo, è una delle serie più vecchie della Busse. Questo è l'SHSH. Un po' d'olio con copertura nera antiriflesso, anche se la copertura è soltanto sulla lama, perché essendo full tang la parte invece dove c'è la mano è satinata, non è coperta. Abbiamo uno spessore di 7 mm, questa è la serie Fatti, quella più larga effettivamente. La manicatura è in micarta, verde e nera, e ci sono tre viti che la tengono, è smontabile. Coltello è un ottimo coltello da campo, la lunghezza totale è di 340 mm. E ha una lama da 8 pollici e mezzo, 210 mm. Come vi dicevo, io li ho provati, sono degli ottimi modelli da campo, molto resistenti. L'acciaio utilizzato è l'Infi, una modifica dell'O1 fatta da Jerry Busse, che lo rende più performante ancora. Inoltre queste particolari coperture evitano che il coltello possa ossidarsi essendo un carbonioso. Come vedete la manicatura ha una particolare forma, avendo del paracord si può riuscire a fare una protezione per le dita. Modello molto bello, si impugna abbastanza bene. Permette anche una presa leggermente più in fondo se si vuole utilizzare per battere o per battling. Busse sono dei modelli formidabili, secondo me finora i migliori modelli da campo semi-industriali che ho visto. Busse SHSH Fatti.